E quando arrivo, ricordo che arrivo già verso ottobre, roba del genere, a Parigi, città un po' del nord, invernale, era tutta con un cielo molto lungo e c'erano tutte le luci della città accese. Dentro di me stavo cercando io un'idea per essere diverso dalla Parigi del conformista, in cui avevo suggerito di fare quest'uso della luce naturale alla fine del giorno che dava questo senso di blu, che aveva un senso in quell'altro film. Mentre quando questa cosa qua, siamo in una macchina che giriamo con Bernardo, vedevo i portoni accesi, i bar accesi, i ponti accesi, con Bernardo, guarda, è tutto acceso e la luce artificiale di giorno, d'inverno, che ha un tono molto freddo, era molto calda. Dico, guarda questo tono, un po' arancio, un po' come bello, sembra, e lui dice, mi piace molto, sembra la Ville Lumière. E quindi cominciamo a pensare, a mettere questo tono, io non conoscevo all'epoca ancora i significati dei colori. Avevo fatto il blu nel conformista, adesso lanciavo il posto, l'arancio in ultimo tango, per emozione, non per conoscenza. Dopo, mi sono fermato a studiare i colori, all'epoca era un'emozione. E quindi ogni cosa che andavamo in giro, che vedevamo, la vedevamo sotto questo di luce, al punto tale che io dico, mi piace che il film sia spostato, perché d'inverno posso mettere le luci d'inverno, dei soli molto bassi, che sono toni di colore caldo, che mi sembrava che si accostavano bene al personaggio un po' maturo, un po' verso il tramonto, rispetto alla giovane ragazza. Prepariamo tutto questo, parliamo con Troni mi comincia straordinario, mi prepara ogni settimana una scaletta di toni di colore arancio per fare l'appartamento. E io scelgo con lui e lui non fa nulla fin quando io non gli dico la tonalità dell'arancio che secondo me è giusta, e quindi partiamo con tutte queste visioni tonale. Il film avanti è pronto per essere girato, purtroppo Alexander Troiner non farà più il film perché anche l'albergo che si deve fare dentro lo studio non si fa più per ragioni di finanziamenti, costa troppo. Mi chiedono addirittura se io rinuncio al laboratorio di Roma, la Technicolor, per girare a Parigi, così è la stessa società Leclerc che ha lo studio e il laboratorio, per cui avranno uno sconto. Io dico, scusa Bernardo, io ho già fatto provini a Roma, ho imbrigato certe cose, ho in mente di fare una cosa particolare, flashare il film per trovare questo tono caldo, morbido, eccetera, che abbiamo detto, eccetera. Io non mi sento di lasciare il film in questa maniera. Io ti capisco se tu devi fare il film e capisco che devi avere delle obbligazioni, eccetera, però, perdonami, io non, sono troppo legato a certi principi e non lo posso fare. E Bernardo va da Grimaldi, dal produttore, dice non si può venire a Parigi, perché Vittorio ha già stabilito tutta una struttura, eccetera, a Roma, dove andare a Roma. Per cui si cambia lo scenografo nel bene e nel male e si chiama Ferdinando Scalfiotti. Scalfiotti vede tutte le palette nostre e arriva a questa cosa. Arrivo all'inizio del film, quando finisco L'Orlando Furioso, e Bernardo pronto con le valigie per rimanere le settimane necessarie per fare il film. Mi viene a prendere Bernardo all'aeroporto, dice Vittorio, non andare in albergo subito, vieni con me. Dico, perché Bernardo, dove andiamo? Vieni con me. Adesso ti voglio far vedere una cosa. C'è un pittore che sembra che sia stato con noi in tutte le riunioni. Mi porta al Grand Palais e vedo i quadri di Francis Bacon. Io rimango scioccato, sembravano le raffigurazioni delle nostre discussioni. C'è addirittura un trittico in cui c'è al centro una stanza un po' circolare con due persone che fanno l'amore. A sinistra sono delle persone con dei giornali, delle scritte che sembra la sceneggiatura, a destra ci sono due persone con una macchina da presa. Sembra il manifesto del film. E dico, però, è una cosa incredibile. Quindi il tono arancio era già stabilito. Ma cosa ci insegna in più Francis Bacon? E questo viene proprio da lui. Che ha dei primi piani, dei ritratti, in cui ha tutta la figura, diciamo, spezzata, come se fossero le viscere interne, l'inconscio che gli arriva sulla faccia. E questo ci piace molto a tutti e due, per cui ideiamo, da quel tipo ispirato da Francis Bacon, di usare in certi ambienti dei vetri martellati in cui fotografando tramite i vetri martellati
abbiamo una sensazione di pecora. Quello viene da pecora, il colle no, l'avevamo già prima. Fantastico. Io non ricordavo più.